Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con il dottor Roberto Ricci, che è il presidente dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione. Come sapete, in questa fase, in questi giorni, l'INVALSI è entrato un po' nell'occhio del ciclone per questo problema della restituzione alle scuole dei dati, dei risultati, degli esiti delle rilevazioni, degli apprendimenti degli studenti, rilevazioni finalizzate soprattutto a fornire alle scuole dei dati per procedere alla richiesta di finanziamenti per la lotta, diciamo, per combattere la dispersione scolastica. Allora, intanto una prima domanda, dottor Ricci, presidente. Intanto questa rilevazione chi riguarda? Quante scuole riguarda? E bentrovate e bentrovati a tutti. Allora, questa attività riguarda rilevazioni che sono già avvenute, quindi non si tratta di rilevazioni nuove, e è una proposta che INVALSI ha fatto su base volontaria, quindi le scuole vi aderiscono volontariamente e ha coinvolto circa un pochino di più dell'80% delle scuole che sono state individuate dal decreto ministeriale 170, cioè le azioni a contrasto dei divari territoriali della dispersione scolastica, quindi abbiamo detto l'80% di queste circa 3.200 scuole e anche un po' di più del 20% delle restanti scuole, cioè queste informazioni ce l'hanno richieste anche le scuole che non sono state destinatarie di questa linea di finanziamento. Ecco, e di fatto, nel concreto, quale dato voi avete trasmesso alle scuole? Cioè, che cosa avete inviato alle singole scuole? Allora, il dato che noi abbiamo inviato alle scuole è un dato che le scuole avevano già, noi gliel'abbiamo fornito in modo più organizzato, più semplice da, diciamo, da fruire ed è come dire, i risultati che gli studenti hanno avuto nelle ultime prove INVALSI disponibile, classificati in base alla loro, o come dire, al fatto che questi esiti siano indicatori o meno di una situazione di fragilità negli apprendimenti. Mi preme però osservare che proprio nel momento in cui noi abbiamo lanciato questo invito alle scuole, quindi ritorno a sottolineare, si tratta di un'azione volontaria delle scuole, noi abbiamo immediatamente detto alle scuole che questi dati devono essere integrati con tutte le informazioni che le scuole hanno a loro disposizione, e gli esiti degli scrutini, osservazioni che le scuole fanno, eventuali percorsi di sostegno, di recupero, eventuali ripetizioni dell'anno e così via, cioè tutte le informazioni che le scuole hanno. Quindi si tratta di integrare informazioni diverse, nessuna si sostituisce all'altra, ma la cosa, ripeto, che è molto importante, si tratta di un dato che ci è richiesto dalle scuole, non c'è nulla di obbligatorio. Per preparare le scuole anche a gestire questi dati, voi avete fatto anche delle attività di formazione, giusto? È corretto, questa, cioè, siamo stati molto contenti perché abbiamo organizzato più di 60 webinar per le scuole, perché abbiamo dato la possibilità a tutte le scuole che avessero voluto di partecipare a questi webinar in piccoli gruppi in modo tale che le scuole avessero tutto lo spazio per formulare delle domande. Questi webinar sono stati molto soddisfacenti perché abbiamo potuto rispondere una ad una alle domande delle scuole e anche a dimostrazione, se mi posso permettere di dire, un pochino dell'inconsistenza della polemica che si legge da qualche parte, il clima di questi webinar è stato veramente molto positivo e estremamente operativo. Le scuole avevano chiarissimo il valore di questi dati e proprio molto spesso il dibattito è stato come integrarli, per esempio, con le informazioni che sono a disposizione della scuola. Senta, Presidente, c'è però, come dire, un po' una polemica che emerge spesso. Sì, vabbè, ma intanto che ci sia la dispersione, noi lo sappiamo già, non abbiamo mica bisogno degli scienziati e dei ricercatori dell'INVALSI, cioè si vede la dispersione, quindi è tutto inutile. Come risponde lei a questa obiezione?
Allora, intanto sono sempre lusingato quando ci chiamano scienziati e ricercatori, è sempre già una bella cosa. E al di là, diciamo, delle facili battute, io credo che non sia questo approccio un approccio costruttivo, perché proprio perché la dispersione scolastica in tutte le sue forme, quindi di ragazzi che abbandonano la scuola, ma anche quelli che la terminano senza le competenze di base adeguate, è una vera emergenza e, se mi posso permettere, non voglio usare il termine tragedia, ma comunque un problema molto forte per il paese, e quindi è necessario misurarla, monitorarla, perché non ci dobbiamo mai, come dire, non dobbiamo mai perdere di vista, a mio giudizio, l'elemento più importante. Quanto sia la dispersione lo sappiamo, è l'ultima rilevazione disponibile, il 12,7%, e questo, ripeto, lo sappiamo. Ma quello di cui, come dire, non dobbiamo mai perdere contezza è chi sono quel 12,7%, tutti gli studenti, tutti i giovani che formano quel 12,7%, perché dentro ad ognuno di questi numeri, dietro, scusa, a tutti questi numeri, ci sono delle persone che vivono come dire, un'esclusione, o potenzialmente rimangono esclusi dalla società di oggi, ma soprattutto di quella del futuro. Quindi il monitoraggio è fondamentale. È un po' come dire: noi sappiamo che quel determinato problema affligge una certa percentuale della popolazione, ma poi dobbiamo sapere chi sono per cercare di aiutarli in tutti i modi. Ecco, io spererei sempre di più che l'energia si concentrasse nel discutere quali sono i modi migliori per andare in aiuto di queste persone, piuttosto che polemiche che a volte faccio un pochino anche fatica tecnicamente a comprenderle. Sì, anche perché poi, insomma, ovviamente l'INVALSI rileva il fenomeno, poi le soluzioni al problema della dispersione vanno trovate dalle scuole, dal ministero, da chi fa quello di mestiere, insomma, dalla pedagogia, insomma, dalle università che magari possono dare il loro contributo per attività formative e così via. Senta, Presidente, c'è ancora però un tema che è molto importante, secondo me, da chiarire, ed è il tema del rispetto anche delle regole sulla riservatezza dei dati. C'è chi dice che in questo modo, insomma, gli alunni vengono schedati, che voi avete tutti i dati disponibili, che quindi potete fare elenchi di nomi e cognomi di ragazzi con problemi, difficoltà e fragilità e farne un uso di cui non sappiamo. Ecco, come risponde a questa obiezione, che mi pare un'obiezione di metodo anche abbastanza importante? La ringrazio molto per questa domanda, perché mi consente di fare chiarezza in modo pacato e, come dire, sereno. Allora, io vorrei chiarirlo una volta per tutte, l'ho detto, scritto in tutti i contesti, ma vedo che non è mai sufficiente. L'INVALSI non dispone dei nomi e dei cognomi degli studenti. Questo è un dato che noi non rileviamo. E quindi nei nostri archivi il nome e il cognome degli studenti non c'è. E quindi questo io credo che sia molto importante da dire una volta per tutte. E proprio perché il rispetto delle normative sulla protezione dei dati, come in realtà il rispetto di tutte le leggi, è fondamentale, l'operazione è stata proprio pensata e strutturata in modo da rispettare pienamente questo, il dettato della norma. Quindi, per ripercorrere come tecnicamente le cose avvengono, al contrario di quello che magari si è letto, sono le scuole. Ogni singola scuola che, su base volontaria, quindi se ritiene utile questa informazione, carica sul sito dell'INVALSI, sulla sua pagina riservata, un elenco di codici per i quali noi non abbiamo l'associazione di nome e cognome, cioè abbiamo una matricola diciamo, che identifica un singolo, un individuo, ma non sappiamo chi l'individuo è. Noi attacchiamo a
questa matricola, il dato che è già a disposizione della scuola, semplicemente noi lo organizziamo in modo che la scuola ne possa fruire in modo operativamente semplice e poi ricarichiamo alla singola scuola i propri dati. Quindi non c'è alcuna uscita di informazioni dalla scuola che per norma è già depositaria di tutte queste informazioni, insieme a voti, valutazioni, provvedimenti disciplinari, eccetera. Quindi non c'è in alcun modo uno spostamento di informazioni in contesti diversi da quelli previsti dalla norma. Ecco, questo è molto molto importante. E anche il ruolo dei registri elettronici è perfettamente coerente con questo sistema, perché i registri elettronici non trasferiscono nulla ad Invalsi, hanno semplicemente creato una funzione che permette di alla scuola, in modo operativamente semplice, di creare questo file con i codici SIDI, questo è il nome tecnico, organizzati semplicemente, ma la scuola già ce li ha, semplicemente questa funzione, invece di prendere un codice alla volta ed incollarlo in un foglio elettronico, fa questa operazione in modo diretto, ma dentro la scuola. Quindi il registro elettronico non trasferisce nulla ad Invalsi. L'unico soggetto che trasferisce i dati all'Invalsi è il dirigente scolastico, che in quanto rappresentante legale dell'istituzione scolastica è anche il responsabile dell'uso dei dati. Senta Presidente, io concluderei con una domanda un pochino più, come dire, politica. Lei sa che sul tema delle rilevazioni Invalsi in questa circostanza è emerso in maniera ancora più chiara, c'è un'altra polemica che sta sotto, insomma, no? Dice sì, vabbè, ma queste sono rilevazioni che poi in definitiva piacciono ai poteri forti, piacciono a Confindustria, piacciono alle banche, tutte queste cose. In realtà alla scuola di queste cose qui non interessa nulla. Come risponde a questa obiezione di carattere tutto sommato più politico che pedagogico? Cosa ne pensa? È vero che queste rilevazioni servono, fanno il gioco dei poteri forti di Confindustria, delle banche e così via? Secondo lei, ovviamente. La cosa sinceramente mi fa un pochino sorridere, perché immaginare che questo faccia il gioco dei cosiddetti poteri forti fa veramente sorridere, però non voglio sottrarmi alla domanda e rispondo facendo il mio mestiere con i dati. È chiaro che, come sempre, come giusto che sia, fa notizia giustamente chi protesta o chi esprime delle perplessità e non fa notizia invece il resto della storia. Il 29 di agosto Invalsi ha reso disponibile, quindi prima di questa operazione, tanto per essere chiari, i dati delle rilevazioni Invalsi del 2022. Dopo pochi giorni, oltre l'80% delle scuole hanno scaricato questi dati. Ecco, allora a questa sembra la risposta. Non è vero che la scuola non se ne fa nulla. Se l'80% dopo pochi giorni ha già scaricato questi dati, comincia a lavorare, ne discute, ci fa tantissime domande, affollano i nostri webinar, affollano i nostri eventi formativi, io credo che ci sia quella parte, diciamo, che ovviamente lavorando e riconoscendosi nei dati non ha nessuna polemica da fare e ci lavora. Ecco, l'80% delle scuole mi sembra un dato che risponde onestamente a questa polemica, fermo restando che tutte le obiezioni, tutte le considerazioni sono il sale della nostra democrazia e quindi ben vengano. Grazie Presidente per questa piacevole chiacchierata e soprattutto grazie per i chiarimenti puntuali, precisi, approfonditi che lei ci ha fornito e che ha fornito quindi indirettamente anche alle scuole e ai nostri lettori. Grazie ancora Presidente, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi.